al suo posto è stata chiamata una vecchia conoscenza dell'hockey cittadino, la portoghese Luis Nunes, che alla soglia dei 57 anni per la seconda volta torna in panchina a Bassano a distanza di quasi 15 anni e per la seconda volta, quindi la quarta in totale, debutta sulla tolda di casa dopo aver debuttato due volte da giocatore in due diversi segmenti stagionali e due volte allenatore in questo lasso di tempo che da quasi 35 anni lo vede protagonista qui su queste zolle. E dunque Luis Nunes è chiamato a dare la svolta a Bassano, che deve a tutti i costi conquistare il tesoro della Salvezza, che era l'obiettivo di partenza a inizio stagione, obiettivo che sta complicando oltre le previsioni in questo momento, ma il cambio in corsa è sopravvenuto proprio per ragioni. Bisogna provare a girare la stagione e l'avversario di stasera è uno scalano sicuramente quotatissimo. Poi avremo modo di parlare una formazione che dopo la Salvezza robusta, 12° posto della scorsa stagione, ha saputo migliorarsi quest'anno con scelte oculate ed è in perfetta orbita playoff, tutto meritato il raccolto della formazione Migliana. Innanzitutto, prima di passare alla sezione, diamo il benvenuto all'analyst tecnico, la spalla tecnica, Fausto Pozzan. Allora, benvenuto Fausto, è una sfida delicata, adesso i punti cominciano a pesare. Sì, buonasera Vincenzo, buonasera a chi ci ascolta, buon divertimento per la partita di stasera. Certo, è importante Pozzano capitalizzare questa decisione, c'è sempre dispiacere quando si è preti a cambiare tecnico. La scelta, come hai giustamente sottolineato tu, è stata una scelta di bandiera, no? La scelta di una persona che, pur essendo di nazionalità portoghese, fortemente legata a questi colori, in più di una veste, aveva iniziato la stagione come allenatore della formazione di Serie B degli amatori e adesso è stato chiamato a un compito importante, ma ha risposto presente da competente e appassionato sostenitore dei colori giallorossi, qual è Luis Nunes. Gli facciamo in bocca al lupo, così come salutiamo col massimo rispetto Massimo Barbieri per quello che ha fatto qui a Bassano, ecco, appunto, e che continuerà a fare nel settore giovanile fino a fine stagione. Hai detto benissimo. Allora, ovvio che si cerca sempre un capro espiatorio in questi casi. Allora, Massimo Barbieri la scorsa stagione ha fatto un percorso ragguardevole in cui ha indubbi meriti. Certamente quest'anno diversi aspetti non hanno, come dire, combaciato. Anche lui ha delle responsabilità, non è ovviamente l'unico responsabile. Le colpe vanno suddivise su vari ambiti, quindi i giocatori, il tecnico, la società, ma sapete meglio di me che poi, siccome non si può ribaltare totalmente un'organizzazione societaria e rosa inclusa, paga per tutti l'allenatore, e il fatto che Massimo continuerà a guidare il settore giovanile giallorosso depone a suo favore la bontà del lavoro svolto anche nel vivaio da Massimo Barbieri, non è in discussione, ed è evidente che ha pagato semplicemente i risultati avversi, perché le qualità del tecnico e dell'uomo non sono minimamente messe in discussione. È il momento adesso di dare le formazioni. Il Bassano schiera l'intero roster col numero 18 Mauro Dalmonte, il numero 2 è l'ingresso di gennaio Giacomo Tumelero, un piacevole e gradito ritorno. Il numero 7 Mattia Baggio, il 17 Nicolas Barbieri, il 33 Michele Panizza, il 37 Victor Crespo, l'ex grande ex di giornata, il 39 Leo De Gerone, il 58 Andrea Scuccato, il 74 Diogo Neves e il 30 che è il portiere di scorta Davide Merlo. Intanto parte adesso la gara con una buona cornice anche di pubblico rivale, o così dire pubblico ospite, c'è la formazione emiliana che ha diversi sostenitori al seguito. E allora andiamo subito con i 10 scelti da coach Crudeli tra i reggiani. Il numero 1 è Fabio Enrico, il numero 9 Alessandro Franchi, il numero 4 Federico Burali, il numero 5 Pablo Saavedra, il numero 11 Romeo Danna, il numero 8 Mattias Baieli, il numero 96 Giorgio Maniero. Intanto seguiamo l'attacco con un tiro da fuori dalla distanza dei rosso-blu ospiti. Attenzione Victor Crespo, diciamo grande ex.
poi il numero 21 Simone Gallo, il numero 3 Martin Montivero, l'85 in porta Mattia Verona. Gli arbitri dell'incontro sono Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Alfonso Rago di Salerno. Vediamo i quintetti in pista. Attenzione Montivero, il gol. Scusate, un filo di tosse. Montivero trova un gol da posizione defilata, non si è parso proprio impeccabile nella circostanza. Mauro Dalmonte forse non reattivissimo dopo un minuto esatto. Il gol di Martin Montivero è un gol pesante per l'ex Valdagnese. Adesso contropiede, possibilità, in qualche maniera Dalmonte si riscatta subito dall'incertezza precedente. Montivero ha colpito a freddo la formazione di Bassano con una conclusione sul suo palo, si è parsa così, non irresistibile, era mirata, era chirurgica, però un tiro angolato che sembrava propriamente non esemplare, ma ha avuto ragione lui. E quindi 0-1 con il Scandiano, lo Scandiano subito a guidare. Ecco Fausto, questo è il classico colpo a freddo che per una formazione in difficoltà, con una vittoria che manca da oltre due mesi, potrebbe minare qualche certezza. Bassano deve essere bravo a reagire e non restare sul colpo. Beh, intanto vediamo la novità tattica da quando c'è Luis Nunes. Vedo Bassano schierato a zona, un rombo che si adegua a quadrato, e probabilmente non c'è stata una chiusura repentina, al di là del, forse del ritardo di Mauro Dal Monte, ma e cambiando anche il sistema difensivo cambiano anche le geometrie e le conclusioni per i portieri. E Montivero è un mancino, quindi sul tiro di prima ha sorpreso ancora più Mauro. È stata una conclusione comunque molto precisa, quella dell'ex. Sull'altro coinvolgimento di fronte Bassano si è fatto beccare un contropiede 2 contro 1, per fortuna di Bassano la conclusione di Danna sporcata da Mauro Dal Monte ha preso il palo. E Bassano adesso deve semplicemente ragionare, sta continuando a zona, ma può darsi che nell'arco della partita cambi, ma comunque Luis Nunes è uno che la zona l'ha sperimentata spesso nelle sue precedenti esperienze da allenatore. Quindi questa è la novità tattica per adesso, vediamo in fase offensiva cosa proporrà la squadra giallorossa. Tra l'altro proprio Luis Nunes in settimana ha parlato apertamente di serenità, di tranquillità, di squadra che deve essere consapevole delle sue forze, ma soprattutto squadra che deve giocare quasi col sorriso sulle labbra, senza per questo perdere aggressività in fase difensiva, e ha chiesto velocità in attacco, bisogna alzare i ritmi. È una formazione che per scelta precisa in precedenza non aveva mai cadenze particolarmente elevate, e credo che lui voglia provare a imprimere maggior slancio e rapidità. Fermo restando che adesso deve cercare di rimediare a questo primo in pass di partenza. Ricordiamo appunto il quintetto scelto da Luis Nunes, che oltre a, attenzione, intanto oltre ad avere Dalmonte tra i pali, linea difensiva, ancora Dalmonte che stavolta si riscatta, Benone su una conclusione assolutamente velenosa da parte dello Scandiano. Poi gli esterni sono in retrovia, attenzione ancora Diogo Neves, Panizza, Scuccato e Crespo come quintetto di partenza scelta. Primo cambio ovviamente Nicolas Barbieri. Adesso vediamo invece come si schiera da parte sua Scandiano. Attenzione, ecco, gran gol di Scuccato, deviazione ravvicinata sulla volante di Vito Crespo, mi sembra. Crespo ha innescato Scuccato, è un gol pesantissimo quando sono trascorse esattamente 3:41. Il tocco sotto misura di Scuccato su assist di Crespo a pescare un preziosissimo 1-1. Perché preziosissimo, Fausto? Perché ti libera la mente e toglie un peso che era un macigno sulla spalla di Bassano, ha bisogno di sbloccarsi, e quindi può essere assolutamente un viatico importante questo pareggio simultaneo del Bassano. Sì, è stata una buona combinazione, un gioco veloce, due tocchi, l'assist di Vittor Crespo e la conclusione di prima intenzione di rovescio di Andrea Scuccato per fare sul secondo palo il portiere Mattia Verona.
Scandiano è formazione rodata e composta da giocatori esperti che sono, che conoscono bene la 1 e la frequentano da anni, a parte Baieri, mi sembra che fosse il primo anno per lui in Italia. Montivero invece lo conosciamo anche da queste parti, Saavedra ha contribuito a fare grande Foglionica, Danna è sicuramente un'ottima punta, l'ha già dimostrato nell'azione che ha colpito il palo. Scandiano ha avuto un'ottima prima parte di stagione, adesso sta un po' rallentando, mi sembra che lo scorso turno abbia perso in casa, quindi vorrà sicuramente rifarsi. Bassano insiste con la zona e vediamo come si svilupperà questo match. Appunto, hai citato proprio i protagonisti, rosso-blu, cioè davanti a Mattia Verona, Montivero, Marte Montivero, Danna, il leader Saavedra pescato dal Follonica, Baieri che viene dalla Liga Spagnola, e insomma una formazione che è stata, a mio vedere, costruita con oculatezza, affidata ancora al magistero di Roberto Crudeli, che è un altro ex, di passata. Gran bordata, intanto attenzione, possibilità, contropiede, non riesce a accendere Panizza su Victor Crespo, che dicevamo è il grande ex di serata. L'anno scorso i gol di Crespo furono decisivi per pilotare Scandiano alla salvezza. Adesso è venuto qua a Bassano Crespo, tra l'altro è curiosa la sua, il suo cammino, perché l'anno scorso ha centrato la salvezza, dopo ci confidava Crespo, ha detto: ho voluto fare una scelta come Bassano per provare ad agguantare i playoff, e gli tocca lottare ancora per la salvezza, fermo restando che quest'anno veramente l'obiettivo primario di Bassano era quello di mettersi al riparo il più in fretta possibile. Dovrà riuscire a farlo, sul più in fretta abbiamo adesso qualche dubbio, è un mese decisivo per la formazione giallorossa. Dicevamo invece di Scandiano, che ha lavorato a nostro modo di vedere, a mio modo di vedere personale, molto molto bene, perché ha preso, come sosteneva Fausto prima, elementi collaudati che conoscono il nostro campionato, o elementi comunque affidabili come Baieri, e affidati alla qualità di un trainer come Crudeli, beh, c'è questa crescita graduale che avviene a Scandiano dentro e fuori dal campo, e che può solo attenzione, palo di Scuccato, se non andiamo errati, sì, in grande spolvero, Andrea, il tiro gli era stato deviato, un palo pieno di Scuccato, evidentemente, attenzione ancora Crespo, sta prendendo un po' di smalto e fiducia Bassano per provare ad avere la partita in controllo, e quindi assolutamente sussulto d'orgoglio di Bassano, e con Scuccato in particolare che prova a ritagliarci una serata da mattatore. E Scagnano adesso riordina le idee, prova a riproporre la sua di azione, fischio, un fallo d'attacco Scagnano. I falli al momento sono uno pari, guardiamo se c'era stata l'aggiunta del secondo fallo, invece no, è rimasto tutto a uno. Diciamo appunto di uno Scandiano che sta pianificando saggiamente la sua crescita di squadra dentro e fuori dal campo, e vuole mirare, attenzione, l'assalto della formazione rosso-blu. È stato il numero 5 degli emiliani, vale a dire Pablo Saavedra, pescato dal Follonica, a portare una minaccia. Adesso ancora la conclusione da fuori da parte di Baieri, trova uno stinco giallorosso a murare la conclusione, e Scandiano sta operando, diciamo, con giudizio, perché l'idea del club emiliano è proprio quello di consolidarsi progressivamente nel panorama hockeyistico nazionale, e direi che i passi sono quelli giusti, adeguati, e sono quelli di una società che sa perfettamente cosa fare e come farlo, e quindi complimenti vivissimi alla realtà organizzativa scandianese. Per quanto riguarda Bassano invece, adesso la priorità è il campo, e è necessario, attenzione, gran conclusione sempre di Montivero, un tiro meno angolato rispetto al gol, ma senz'altro più potente, attenzione, possibilità, non riesce a chiudere lo smash Diogo Neves, sta prendendo appunto fiducia Bassano, sta provando a alzare i ritmi e alzare i giri del motore. È presto forse per dire cosa sta cambiando, ma la cosa cruciale l'ha detta prima Fausto Pozzano, vale a dire l'assetto difensivo variato con una zona, e bolide di Panizza col caschetto da draghetto ha stoppato l'eccellente Mattia Verona.
Seguiamo un attimo questo assalto da parte di Scandiano prima di coinvolgere nuovamente Fausto, una gara che comunque si sta aprendo, non ci sono per il momento tatticismi, non si gioca al risparmio né in maniera sparagnina, ne va dello spettacolo che quindi si alza di livello, però bisogna vedere chi riesce a reggere con quanta benzina e a questi ritmi, no? Fausto, perché veramente le squadre stanno andando a tavoletto. Beh, Bassano schierato a zona cerca di recuperare palle e ripartire veloce in contropiede. Un paio di conclusioni sono finite nei parastinchi di Michele Panizza, che non è probabilmente uno che la zona l'ha fatta tanto in passato e quindi sicuramente ha i ritmi, le movenze giuste per questo tipo di difesa, un po' meno magari per Diogo o lo stesso Vittor Crespo. E tra l'altro Bassano ogni tanto comunque quando termina l'azione offensiva non fa subito il rientro, ma cerca di pressare alto, vedere di ostacolare la ripartenza di Scandiano. Una cosa però è sicura: Bassano non insiste sul possesso palla, anche contro difesa schierata cerca rapidamente la soluzione. Era una delle cose che si erano percepite nell'intervista che avevi fatto in settimana, no? L'intensità e la rapidità. L'intensità è proposta con la difesa a zona, che però espone, come logica, alle conclusioni da fuori. Quindi sarà sicuramente molto impegnato Mauro Dal Monte, che però avrà il vantaggio di vederle partire le conclusioni, perché se difendi a zona non consenti ingressi degli avversari nella tua area di rigore, consenti però il tiro da lontano, e allora il portiere deve riuscire a posizionarsi, riuscire. Mauro lo sta facendo al di là della situazione del primo gol. Sì. Piuttosto, sempre sul piano tecnico, sicuramente a Roberto Crudeli si starà un po' arrabbiando, perché lui ha giocato una vita contro le zone, quindi si starà sgolando per insistere e dire ai suoi atleti di cercare un possesso, una costruzione di tiro assolutamente razionale e ragionata. Infatti, come hai detto tu prima, anche l'atteggiamento di Bassano, che prova poi a pressare in certi casi alto per andare rapidamente alla conquista della pallina, è un altro indizio su qualche dettame tattico che cerca di inserire gradualmente Luis Nunes, anche se adesso la migliore ricetta, infatti il tiro da fuori che prova con insistenza Montivero, la migliore ricetta per Bassano è trovare la fiducia di un gol, di una vittoria che possa sbloccare. Ricordiamo che sono oltre due mesi che Bassano non vince una partita ed è un'astinenza che comincia a diventare pericolosa, anche perché in questo mese di fatto lo stemma si gioca quasi tutto. Sì, la sfida di stasera delicata, ma tra due settimane, dopo il derby di Bregante, ha i due match che scriveranno il destino del club in campionato, i due scontri diretti con in ballo la salvezza, contiene in casa e poi la trasferta di Sanrigo. Sono due duelli che chiaramente Bassano deve provare a fare propri se vuole allontanarsi in maniera definitiva dal magma della zona salvezza, altrimenti è destinato a patire fino in fondo, e dopo può solo o quasi raccogliersi in preghiera. Ancora la girata di Scuccato a fil di palo, come dicevi tu Fausto, appare uno dei più ispirati il giocatore di scuola bassanese. Ricordiamo intanto che mancano 15 minuti e 10, giocati 9:50 questa prima frazione di gioco, con il punteggio che è inchiodato sulla parità 1-1 in virtù delle reti di Martin Montivero per quanto riguarda Scagliano, e pareggio invece Andrea Scuccato nei primi 5 minuti di gioco. All'andata Scandiano le suonò per Benino al Bassano, e lì fu il secondo campanello d'allarme sul fatto che qualcosa non quadrava per la formazione giallorossa. Va detto anche che dopo un avvio di gara con un paio di cori a sostenere la squadra, adesso la curva sta osservando un religioso silenzio. Aveva anticipato, o meglio aveva lasciato intendere, il gruppo ultra giallorosso che per qualche minuto, anche più di qualche minuto di gara, la prima parte di gara, non avrebbe incitato la squadra, e né tantomeno insultato nessuno, sia chiaro, ma l'idea era quella proprio di scuotere un po' l'ambiente, soprattutto una forma un po' di protesta nei confronti della gestione societaria. Da 15 giorni la curva ha preso posizione e quindi sostegno alla squadra. Intanto entra Nicolas Barbieri per Panizza, esce anche
po' di tosse. È uscito Baglieli nello scandiano, è entrato Maniero. E dicevamo appunto c'è questa presa di posizione estremamente perentoria della curva che non vuol far mancare il suo sostegno alla squadra, però al contempo vuol manifestare il dissenso nei confronti della politica societaria, cosa che accade da una quindicina di giorni. Bella, e c'è un gran gol, questo è un gran gol dello Scandiano, girata superba del numero 5 Saavedra, che ha fatto un gollissimo imprendibile, un grandissimo gol all'11 e 16. Che gol che ha fatto Saavedra, una girata di prima intenzione sull'incrocio, questa non la prendeva nessuno, lì non c'entra Dalmonte o Mandrake, era assolutamente imprendibile e non si può neanche imputare colpe alla difesa di Bassano, perché è stata proprio una gran giocata. Credo che sia Fausto da scrivere massimamente ai meriti di Saavedra. Sì, sì, comunque Scandiano stava già dimostrando da un paio di minuti di avere trovato le contromisure alla difesa zona di Bassano, stava facendo, faceva ruotare bene la palla, girava le spalle dei difensori e lì li ha beccati bene, li hanno liberato bene al centro dell'attacco e il tiro di prima è stato ineccepibile. Ha fatto davvero Fausto una grandissima giocata, sì, sì. E bisogna appunto dare meriti allo Scandiano che non si è digiunito. E adesso Bassano deve avere la forza anche qua di ripartire, sì, sì, e non abbattersi, perché tutto sommato il Canovaccio l'aveva indovinato in partenza, sta facendo le cose giuste. Poi bisogna avere anche un refolo di vento a favore, ti va dentro il palo di attenzione, da vento il palo di Scucato, e invece ha indovinato il gran numero e con merito Saavedra, e quindi la situazione è rovesciata. Adesso serve il gran gol, il gran gol dell'ex Victor Crespo, se non altro sul piano della reazione, assist di Scucato, sul piano della reazione questo Bassano dimostra di esserci, sì, sì. Minuto 12 e 24, risposta quasi simultanea di Crespo, un gol che per certi versi ricorda il primo pareggio, c'è cioè l'assistenza a parti invertite con Crespo che manda in porta di fatto, Scucato che manda in porta Crespo, prima era successo l'inverso, e quindi concetti giusti in testa per Bassano, che comunque ha dimostrato in entrambi i casi di non restare sul colpo e a pescare un rapido 2-2. Queste sono situazioni che danno e rimettono in fiducia la squadra. Ecco, un match, dicevamo, tiratissimo, si gioca anche a ritmo elevato, conterà anche la benzina, che è determinata anche dal dispendio nervoso, non solo quello fisico. Soprattutto nervoso, perché difendendo la zona sei fermo, quindi certo. non è che hai un grande dispendio, certo. Da quel punto di vista lì, sai cosa, la difesa zona è l'ideale se vai in vantaggio, se sei sotto è un bel problema. Verissimo. Quindi Bassano avrà bisogno di trovare il 3-2, certo, a questo punto, certo. E ha toccato un punto cardine Fausto, anche perché la difesa zona chiama due concetti, quello appunto del ridotto risparmio energetico in fase difensiva, c'è stato un pericolo, e soprattutto un risparmio di risorse e di fatica quando hai un organico che di fatto è ridotto all'osso, con 5 uomini di movimento effettivi su cui puoi spendere attenzione. C'è una protesta di Vito Crespo, una ripartenza 4 contro 3 di Scandiano, attenzione l'uomo davanti alla porta, recupero, miracolo di Mauro Dal Monte, in coabitazione, sì, 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 è stata una felice cooperazione Mauro-Diogo, Mauro ha parato, Diogo ha fatto il primo anticipo, e quindi una serie di situazioni che permettono a Bassano di stare in vita sul 2-2, partita comunque tiratissima, e questo serve a aprire gli occhi per quelli che pensavano, ma Scandiano, riferendosi magari a un blasone non eccelso della formazione emiliana, ma sono tutte menate, perché in realtà Scandiano, diciamo, sta facendo un signor campionato in orbita a playoff, e quindi se uno si limita ai numeri stasera Scandiano è favorito, anche non solo per la partita dell'andata. Chiaro che Bassano deve metterci dentro dell'energia, deve buttare in pista anche quello che non ha, perché siamo arrivati a una situazione che la squadra non ha più alibi dopo il cambio in panca, e occorre necessariamente una sterzata
il pareggino che si accetterebbe sempre, però stavolta poteva anche non bastare più. Dopo i pari interni con Sarzana e Follonica serve proprio il bottino pieno per cominciare a sterzare, a svoltare l'annata, però dall'altra parte c'è una formazione come Scandiano che non ti srotola tappeti rossi davanti, e Bassano il cui obiettivo sarebbe quello di arrivare agli scontri diretti con più di 3 punti di vantaggio sulla concorrenza, beh, sa che deve sudare, faticare e anche sacramentare per riuscire a strappare qualcosa di importante stasera. Scandiano, di quale non stupisce perché è una data evidente, però piace apprezzare appunto l'organizzazione, una squadra che non si scompone e che sa sempre cosa fare e come farlo, direi, Fausto. Sì, cercano sempre il tiro di prima, anche da lontano, perché spostando la difesa L'idea è quella di muovere la difesa, esatto, per creare fanno bene. Bassano deve stare attento a non concedere il centro della propria difesa. Il gol di Saavedra è venuto proprio da lì. Da lì, dal centro, era abbastanza smarcato. Dall'altra parte Scandiano sta specie nella seconda, nel secondo pareggio, di resto tecnico notevole, deve essere più, deve difendere meglio, perché sta attaccando molto bene Scandiano, ma difende meno bene. Chiaro, è evidente, è una cosa che anche perché ha preso 2 gol simili e forse serviva, ha fatto chiusura sul secondo palo, un'attenzione diversa, proprio perché 2 gol che sono venuti quasi in fotocopia con la rapidità che chiedeva peraltro Luis Nunes alla vigilia. Ha detto: voglio vedere movimenti offensivi più veloci, più rapidi, rischiare anche qualcosa di più, però prendersi questi rischi con coscienza, cercando di cercare qualche verticalizzazione superiore, cosa che Bassano ha fatto, e adesso è andato a fare anche la quadratura del cerchio in fase difensiva, e in questo momento Scagliano sta provando con le conclusioni fuori, attenzione, contropiede Crespo contro Verona, Crespo, e niente da fare, Crespo. Peccato. Se l'è allungata un filo nel momento più importante, proprio l'ex, era la palla della svolta, era la pallina che poteva significare molto. Ha dato un po' di tosse, malanni di stagione, attenzione, poi alla stessa maniera Dal Monte va a murare il diretto avversario, fasi concitatissime, non c'è un attimo di respiro, bravissimo Dal Monte, l'avevo messo un po' in croce io per primo in occasione del primo gol Emiliano, ma si è rischiattato non alla grande, alla grandissima. E dunque, bravo comunque anche Mattia Verona, con Crespo non ha boccato alcuna finta, non è stato seduto dall'attaccante giallorosso, anzi è rimasto lì in piedi tra virgolette, e quindi non avendo boccato la finta l'ha poi neutralizzato, l'ha stregato nell'uno contro uno. Era l'occasione tutto sommato migliore al di là dei gol prodotta da Bassano, tratto su una deviazione di Mauro Dal Monte. Bassano non riesce, cosa che non è come era già successa con Sardana e Follonica, non riesce a mettere il nasino avanti. Come diceva Fausto, mettere il nasino avanti significa, non dico gestire la partita, ma portare l'inerzia dalla propria parte e spingere gli avversari a rischiare qualcosa di più. Scandiano è abile a andare a giocare sulle 2 punte davanti della difesa zona di Bassano e quindi creare superiorità numerica scaricando palle a basso. Bassano deve essere bravo ad adeguarsi, a non accettare di giocare 2 contro 1 alto, perché altrimenti infilando la palla alle spalle c'è superiorità numerica matematica dall'altra parte. E Bassano deve stare molto attento a fare bene questa rotazione nel rombo, deve salirne uno solo alla volta. Certo, sì, perché dopo altrimenti creerebbe squilibrio nella fase difensiva. E, a costo di concedere il tiro da lontano, ma c'è Mauro, certo, che comunque Monte può fare. È in condizione, ha preso una pallinata non in pieno, ma comunque vicino al volto, ci pare. Adesso vediamo. Non è Romeo D'Anna, mi pare sia Saavedra. No, è Giorgio Maniero. Il fratello di Francesca, titolare della nazionale femminile. È vero. È novarese, ma vive da una vita in Emilia. Infatti. Va a sincerarsi della situazione direttamente il medico del Bassano, non i sanitari reggiani, ma il medico del Bassano, è lui che va a controllare la pallinata che ha preso all'altezza vicino all'orecchio e sulla nuca. Il dottor Diego Ave suggerisce peraltro un cambio opportuno, di grave, anche da regolamento. Da regolamento, una botta alla testa impone. Tra l'altro, Vincenzo, sottolineavi il buon lavoro della programmazione della formazione emiliana, che è da anni
che vuole dire la sua nel panorama hockeystico nazionale. Stanno lavorando molto bene anche a livello giovanile. Infatti si è visto proprio un torneo qua di recente, qua a Bassano, che Scandiano ha fatto molto bene. Sì, hanno vinto il torneo con la categoria del 17, battendo Reus Deportivo, non proprio piste fiche, come si suol dire. Sì, quindi una volta hanno vinto lo scudetto under 15, certo, 3 anni fa. Certo, quindi insomma, io personalmente sono sempre contento quando emergono realtà di livello al di fuori, diciamo così, del circolo vizioso veneto e toscano. Attenzione, e quindi Martimo Tivero. Io vorrei, ma per pura questione di geopolitico, lo ammetto candidamente, mi piacerebbe tantissimo, in tanti falli sono 3-1 per Bassano, mi piacerebbe tantissimo rivedere magari in A1 piazze come Matera piuttosto che Salerno, Molfetta e più avanti addirittura Novara, insomma, sarebbe una cosa favolosa, proprio perché questo sport ha bisogno delle piazze storiche. Se poi, a questo è un discorso molto da venire, riuscisse più avanti anche a coinvolgere le metropoli, ma questo è abbastanza un sogno ad occhi aperti. Però intanto le piazze storiche sarebbe bellissimo. Bassano concede il centro della propria difesa, concede il centro, esatto, c'era il buco in mezzo che non è la famosa caramella, ma è soprattutto un rischio che Bassano potrebbe anche incorrere in questa fase di gioco. È entrato Baglieri intanto al posto di Maniero. Scandiano aveva la soluzione del tiro da fuori, attenzione, c'è la palla vagante, ma è stato fermato, fischiato appunto la pallina alta. 5-13 in questo, da giocare in questo primo tempo, molto tirato, molto combattuto, 2-2. Intanto è uscito Vittor Crespo e è rientrato Capitan Panizza per Vittor Crespo, che è andato forse a meditare dopo quell'errore così commesso davanti a Mattia Verona. Però tutto sommato il pareggio ci sta sul piano delle occasioni speciali, qualcosa di più Bassano. No, forse Scandiano, sì. Parlo di pericolosità, di azioni, certo. Sì, come volume, come conclusioni, sicuramente, come volume Scandiano. Sicuramente Scandiano, dicevo, proprio come pericolosità al palo di Scuccato, e poi l'occasione di Crespo. Come volume, chiaro, Scandiano ha prodotto di più e forse anche di meglio, però così è una gara sicuramente aperta. Adesso vediamo l'assalto della formazione rosso-blu, c'è questo attacco portato nella fattispecie proprio da Baglieri chiama in causa Montivero. Ancora l'assalto con il numero 8 Baglieri, che fa un po' da regista arretrato, da tutto campista. Ancora Barbieri, ha dato un paio di assist interessanti, Nico Barbieri. Sì, no, è vero, ha saputo innescare. C'è una gran prova volitiva di Diogo Neves. Certo. No, Bassano sta facendo assolutamente il suo. L'impatto emotivo ce l'ha giusto sul match, deve assolutamente risollevarsi intanto dal punto di vista emozionale, ricominciare ad aver fiducia. Chiaro. Dopodiché io mi permetto, sicura, è vero che questo mese è importante, però guarda che mancano 12 giornate alla fine. Questo mese ti può mettere nella condizione, assolutamente, chiaro, perché gli scontri diretti ti segnano la stagione, però uno dei motti di Luis Nunes è concentrati ma rilassati, certo, no? bisogna sicuramente cercare di trovare ogni partita la soluzione, esatto. Ogni partita propone dei punti in palio e chiaro, essere bravi a prenderli. Chiaro, assolutamente. Adesso 3-4-2 però intanto. La toccata finale di Dalmonte evita una beffa. È stata una deviazione strana, lo stava beffando, però ha avuto un riflesso, bravo Dalmonte, che dopo appunto la partenza un po' indifferita sta facendo veramente disegnando una prestazione corposa e robusta. Adesso vediamo ancora Scagliano con Baglieri. È entrato Franchi per Montivero, vediamo adesso ancora l'attacco della formazione emiliana, sempre Baglieri a lavorare tutte le palline. Franchi è di Follonica, ha giocato anche a Pordenone qualche anno fa. È vero. Il pezzetto di Diogo Neves. Diogo Neves per Barbieri, la botta da fuori, poi viene deviata, sporcata la conclusione di Barbieri. 2.32 da giocare, siamo nei minuti conclusivi della prima frazione, c'è un time out chiamato da Bassano che vuole... probabilmente Nunes vuole ragionarci un po' su, è un momento senz'altro delicato del match, 3 falli contro 2, è importante per Bassano andare al riposo, quantomeno sul pari, cercando magari il guizzo nel finale, proprio per il discorso che facevi tu, Fausto, è importante l'aspetto emotivo, trovare fiducia e essere in vantaggio, cosa che Bassano ormai
non assapora dalla notte dei tempi, anche essere in vantaggio parziale avrebbe un significato, potrebbe dare fiducia e consapevolezza a una squadra che ha bisogno di certezza come l'aria per respirare. Sì, sì, d'altra parte questo è un campionato più difficile di quello dello scorso anno. Sì. L'anno scorso di questi tempi i Giovinazzi avevano già retrocesso prima di Natale. Vero. E il Correggio aveva bucato la stagione. Sì. L'anno scorso il Tiene ha fatto 17 punti. Chiaro. Quest'anno il livello si è alzato, per cui fare punti è difficile sempre e comunque contro tutti. Bassano si è trovato in questa situazione, deve riuscire ad uscirne. Le proposte tecnico-tattiche di Luisone sono queste. Vediamo se funzionano. Possono anche funzionare per alcuni aspetti, per l'esperienza di alcuni giocatori, per la loro possibile adattabilità. E quindi vediamo come si sviluppa questo match. Ma Scandiano è il nostro duro, non è assolutamente infatti, una partita facile. Infatti, ripeto, una formazione che magari non ha un blasone straordinario, ma ha numeri, a sostanza, a robustezza, a grande concretezza. Giocatori esperti, e quindi uno dice: ma Scandiano no, un accidente. Scandiano è una piacevolissima realtà dell'hockey nazionale. E ripeto, come sosteneva peraltro Fausto, fare punti difficile con tutti, anche con l'ultima Sandrigo che a momenti Valdagno ci lascia le penne la settimana scorsa, e quindi è chiaramente complicato. E quindi benissimo gli scontri diretti, ma passiamo a provare a mordere, a graffiare con tutti, perché come si sosteneva Nunes in settimana, se aspettiamo che siano gli altri a perdere siamo fuori in strada, non andiamo da nessuna parte. E quindi passiamo ad essere lui a aggredire il suo futuro e a mordere gara per gara. Adesso seguiamo a 1.39 come si dipana l'attacco, attenzione, di Scandiano. La conclusione para dal monte, è stato il tiro da fuori del numero 5 Saavedra. Attenzione, possibilità ancora per Bassano, trascorsi 20 secondi dell'azione, 1.25 da giocare. La botta di Diogo Neves ha trovato pronto e Benone alla risposta. Verona 1.14, 1.13, attenzione Crespo, rischia l'osso del collo con sta pallina sanguinosa, perse e che prende un gol, costa il gol e questo Franchi. È brutale, gol di Franchi, c'è Crespo che si mette le mani nei capelli, gol di Franchi a 1.07, quindi trascorso esattamente 23.53, il gol di Franchi sulla pallina sanguinosa persa da Crespo, l'avevamo appena detto. Questo non ci voleva, il primo errore veramente grossolano della serata, la pallina persa da parte di Crespo, che adesso vorrà rifarsi in tutte le maniere. Manca 1.04 e in effetti andare all'intervallo sotto di 2-3 e non 2-2 sembra una sciocchezza, ma cambia molto dal punto di vista proprio psicologico. Adesso Crudelli ha chiesto ai suoi di gestire pallina, ma non proprio fino alla fine perché non è possibile, però cercare di lucrare sul cronometro. E è chiaro che se le cose dovessero restare così alla fine del primo tempo, Nunes dovrà soprattutto lavorare sul piano proprio emotivo della testa dei suoi, per non farsi, per non abbattersi, per non andare in depressione prematura. Grandissimo e rincontro tempo, è stato bravo Dal Monte sulla conclusione del numero 9, ci pare, vale a dire il numero 9 Franchi, lo stesso Franchi che era in fiducia. Attenzione, 18 secondi, la botta da fuori viene deviata, Crespo ha una voglia matta di riscattarsi e soprattutto di riabilitarsi. 10 secondi, ultima pallina per Bassano, Crespo, gran conclusione di Crespo e grande risposta. Mattia Verona, non perché risposta. Era coperto, bravissimo, un peccato. Secondo e poteva essere il gol del pari, non lo è. 2-3 c'è Crespo che sta ancora sacramentando per l'occasione mancata. 3-2 per Scandiano in questa metà gara. Per Bassano un solo tempo in salita, ma da parte nostra tutto da vivere, a risentirci da qualche istante.
Signori Sori, ben ritrovati. Questo secondo tempo tra Bassano e Scandiano, primo tempo che si è chiuso con lo Scandiano avanti 3-2. Nel frattempo prendiamo atto che è tornata a puntare la curva di Bassano dopo un primo tempo in aperto dissenso con la gestione societaria, e chissà che questo non dia la scossa alla formazione giallorossa di cercare subito il gol del pareggio. Bassano, al di là che i risultati di altri campi stiano favorendo Bassano rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza, deve provare a muoversi da solo e a cercare di prendere i punti che servono per la sopravvivenza in ogni gara. Questa è una partita che, in coincidenza con l'avvento di Luis Nunes sulla panchina giallorossa, impone a Bassano di muovere quantomeno la classifica. Ricordiamo un po' di tosse, i marcatori per Bassano hanno segnato Scuccato e l'ex Crespo. Per quanto riguarda invece lo Scandiano, ha segnato Montivero, poi Saavedra e poi il gol di Franchi, che ha approfittato in maniera mirabile di un erroraccio di Crespo, che ha perso una pallina assassina sulla propria metà campo e ha lasciato campo libero a Franchi, che ha fulminato dal monte, e questo costringe Bassano a una partita in salita in questo secondo tempo. L'inerzia della parte rosso-blu, e adesso appunto l'auspicio che la scossa, oltre che dalla panchina, possa arrivare dalla curva. Chiediamo appunto a Fausto Postan. Adesso è una situazione psicologica delicata per Bassano, che deve provare a stare attaccato alla partita. Sì, e intanto c'è una modifica dal punto di vista tattico. Bassano è passato a uomo, la difesa che ha praticato per tutta questa stagione, e per tutta questa stagione fin qui. Certo. E vediamo se quali saranno le contromisure di Scandiano. Teoricamente, giocando a uomo, è richiesto maggiore possesso palla di entrambe le squadre, perché Scandiano comunque ha iniziato a uomo e sta proseguendo con la stessa situazione tattica, tanto c'è una conclusione di Vito Crespo. Di Victor Crespo. Crespo è smanioso di rimediare a quell'errore che ha acquistato il vantaggio per quanto riguarda lo Scandiano, il vantaggio del finale di tempo. E però adesso la frenesia potrebbe essere una pessima compagna di viaggio per Bassano, che deve avere la pazienza e l'attenzione per riuscire a rimediare senza poi scoprirsi oltremodo, perché poi un break scandianese potrebbe essere letale a frantumare le fragili certezze attuali di Bassano. Adesso ci prova intanto Scandiano, quando sono trascorsi ormai due minuti questa seconda frazione, a rimediare, anzi Scandiano a provare l'allungo, mentre Bassano vuole stare lì appunto incollato al match. Recupera una pallina Barbieri, attenzione Nicolas Barbieri, poi Crespo, Barbieri ancora non arriva sulla volée, recupera sfera Nicolas Barbieri, chiama in causa adesso Michele Panizza, si fa vedere dall'altra parte Diogo Neves, riceve adesso sfera Diogo Neves, ancora possesso di pallina Nicolas Barbieri. La conclusione, quando ormai però è rinvenuto su di sé il difensore, vale a dire nella fattispecie il numero 9 Alessandro Franchi. Adesso possesso per Bassano, che proverà anche ad accelerare i ritmi. È chiaro che il gol patito in retta d'arrivo in questo primo tempo ha sparigliato le carte, perché impone a Bassano di essere un po' più rapido nel recuperare sfera e nel essere poi pericoloso. Vediamo adesso l'assalto e la circolazione di palline da parte di Bassano. C'è Crespo che arriva dalle retrovie, la conclusione, ancora pallina per Crespo che è tarantolato, diciamo una voglia matta di raddrizzare e di cancellare quella macchia sul finire del tempo. Ancora la botta stavolta di Diogo Neves, prova da ripresi, va a commettere fallo Panizza. Sì, qui un arbitraggio fallo che ha lasciato parecchio correre. Sì, no, assolutamente, se non altro molto omogeneo, nel senso sì, che sì. Ha tenuto lo stesso metro di giudizio dall'inizio alla fine. Falli in tutto 6, 4 del Bassano, 2 di Scandiano. Finché la partita manterrà questi binari, potrà essere gestibile dalla coppia arbitrale. Diverso è se si incattivisse, allora forse arriveranno anche provvedimenti più severi, ma ancora non è successo. È chiaro che Bassano è un po' più morso dalla tarantola, perché
ha desiderio di raddrizzare la faccenda. C'è il quinto e il terzo fallo di Scagliano ai danni di Victor Crespo. Carmazzi invita Vito Crespo ad accettare la sua decisione, voleva una punizione maggiore. No, è vero, tra l'altro non è una nota semplicemente di colori, colore Carmazzi ha tagliato i capelli, eravamo abituati ai riccioli neri e adesso invece taglio tattico da parte del fischietto Viareggina, è semplicemente una notazione così folcloristica e null'altro. Attenzione, la conclusione bella, ancora bella, di Crespo, l'assita dietro porta di Diogo Neves. Diogo aveva pescato Crespo e adesso vediamo l'attacco di Montivero, poi ancora in possesso di sfera Saavedra. Ci fa vedere Montivero, poi adesso è sempre Saavedra che giostra sfera sempre con Martin Montivero, prova a farsi vedere dall'altra parte della pista numero 9 Franchi, ma la sfera è in possesso del numero 96, quindi Maniero, ancora Montivero, è una circolazione di palla in possesso prolungato per Scagliano, che peraltro non ha stretta necessità di accelerare le operazioni, non se la prende troppo calda, fa anche bene. Bella parata di Dalmonte, da gran recupero di Panizza che arpiona sfera, è da solo, però la conclusione gli viene sporcata dal rientro difensivo dello Scagliano, di Montivero nella fattispecie. Montivero ha un lontano passato, Crespo ha cercato la parità, Crespo non si dà pace per quell'errore, adesso 3 contro 2 potenziale, possibilità appunto di contropiede, vediamo Crespo, si è perso però l'attimo buono, infatti era meglio cercare male, Nicola Sbarbieri dall'altro lato, esatto, è vero, è vero. Attenzione, Franchi, pericolo Franchi in qualche bravissimo, maniera dal monte, è molto freddo, è un giocatore molto tecnico, sì. Mancino bravo, molto abile. Adesso c'è il quarto fallo, quinto commesso da Bassano, a 3 trascorsi 5 minuti e 10. Con specialisti come quelli che ha Scandiano tra le sue file, Bassano deve stare attento anche al fattore falli, perché assolutamente, perché poi dopo il tiro diretto diventa appunto un fattore, può spostare gli equilibri. Soprattutto Bassano ha necessità, prima di arrivare a un eventuale decimo fallo, di rimediare la situazione e provare a raddrizzarla, perché sta rientrando Andrea Scuccato, esatto, che l'abbiamo visto molto su di giri nella prima parte di gara. È chiaro che deve sfruttare anche la vena aurifera di Scuccato, momento sicuramente delicato. Vediamo adesso, lui non si raccomanda calma, beh certo, è un po' il tratto distintivo del coach portoghese, che ha sempre fatto della tecnica e poco della dimensione agonistica o istintiva, la sua caratteristica, esatta. Attenzione, non arriva a sfera, possibilità 2 contro 2 per Scagliano, rientra la difesa di Bassano, però a spazio, mamma mia, è riuscito in ultima Panizza di mestiere a sporcare o a compromettere la traiettoria della conclusione del giocatore emiliano. Ancora Panizza a opporsi al tiro di Montevideo, che ricordiamo quest'anno batterà 43, quindi fate un po' voi, eppure energia ne ha sempre, ha grande smalto. È sicuramente un esempio. Sicuramente Panizza, stiamo parlando di un giocatore che è un veterano, ma fisicamente sta ancora benone, asciutto, sempre con spunto ed energia, in più anche la malizia e il mestiere. L'over 40, ricordiamo che lui gioca in Serie A quando aveva 16 anni, quindi è semplicemente la 27esima stagione, da 27 anni a tambur battente. Michele Panizza ha un vivido esempio di longevità agonistica, è tanto, 18-38 da giocare, deve recuperare sfera Bassano, pericolo, una serie di rimpalli, si salva col il piedone Mauro Dalmonte, esce Barbieri, entra Scuccato, vuole elevare il suo potenziale offensivo Bassano. Vediamo adesso se vediamo se, soprattutto se davanti si rimette al suo posto poi gli spettatori che ci impallavano in questo momento.
ci è voluto un anno e mezzo per farglielo capire, però va bene lo stesso. Vediamo adesso l'attacco con Bassano dietro porta, scucato, allarga il campo per Crespo, ancora per Diogo Neves, la conclusione, scucato non riesce in ribattuta perché al campo occupato dall'avversario, prova il tiro, o meglio la conclusione a centrarea Crespo, e adesso pallina per Scandiano. Bassano ha elevato sicuramente le cadenze, deve trovare anche lucidità di esecuzione, sì, soprattutto in fase difensiva, certo. Qui ha concesso, è andato a raddoppiare assolutamente, c'era Giorgio Maniero libero al centro, sì, dell'area, se arriva, esatto, la palla Bassano va sotto 4-2, esatto, e dopo diventa notte fonda, e quindi è complicato, lo so che dirlo da qua è molto più semplice, sì, però sì, deve trovare l'equilibrio per riuscire a non farsi poi infilzare, a non farsi impallinare con troppa facilità. L'avevamo detto subito, Fausto, quel gol patito nel finale al tramonto del primo tempo ha veramente cambiato il pareggio è stato Diogo Neves, una missile, una leca, una minella, quanto ci voleva questo gol qua al minuto 8 e 0-9, una minella incredibile di Diogo Neves, ha pescato il missile, aveva fatto poco adesso, soprattutto in fase conclusiva non era stato efficace come il suo solito, ma Diogo Neves ha nel suo cilindro anche la conclusione da fuori, e questo è stato l'apriscatole. Stava facendo fatica Bassano a venire a capo del rebus difensivo di Scandiano, e quindi ha aperto letteralmente la difesa, la sassata davvero Diogo Neves. A questo punto, oltre che trovare fiducia, Bassano deve ritrovare appunto equilibrio e pazienza, perché ha possibilità sì di ribaltare, ma fatto però tutto questo deve avvenire con grande raziocinio. Eh sì, anche perché ha già commesso 7 falli di squadra. Esatto, e quindi deve avere assolutamente attenzione anche sotto questo versante, proprio per i tiratori scelti di Scandiano. Bassano ormai è la terza gara casalinga che è lì, che corre, morde, è un ping pong di emozioni, 3 gare di fila che non riesce ad andare avanti nel punteggio, ed è sempre un botte e risposta. Ha portato 2 pareggi con Sardana e Follonica, qua adesso servirebbe veramente lo scatto d'orgoglio, lo scatto in classifica, vediamo se ci riuscirà. La botta da fuori di Diogo è servita tantissimo, in pratica hanno segnato quelle che erano le principali bocche da fuoco di Bassano. Vediamo adesso se al registro dei marcatori si iscriveranno anche gli altri titolari, o se invece qualcuno di quelli più ispirati riuscirà a bissare la prudenza tra Diogo, Scuccate e Crespo. Panizza ha provato la conclusione per Coperto, vediamo adesso Scuccate. Pericolo, Scuccato si è girato all'improvviso, e quindi a 15-23 da giocare, questo 3-3 riporta in quota Bassano, ma ancora non basta se si cerca la sterzata vera e propria. Entra Barbieri per Panizza, giro di rotazioni obbligato per Nunes. Attenzione adesso, ha dato la schiaccia, ma ha fatto buona guardia Mattia Verona, sì. Attenzione dall'altra parte Scandiano, a spazio, pericolo, poi copre in parte dal Monti, in parte la conclusione un po' centrata, sì, da parte, non era nello specchio, decisamente sì, da parte del numero 96 di Scandiano, vale a dire Maniero, corso che non da tregua, questo è un altro paio di maniche, possibilità, Barbieri non ha creduto nel tiro di prima intenzione, ha rischiato di perdere, anzi ha perso poi una pallina feroce, non si devono fare soprattutto sulla scorta della lezione del primo tempo, sì, perché si paga, si rischia di pagare. Carisma ha concesso un contropiede aperto molto molto pericoloso, adesso Bassano non può fare il re del fai disfa, deve avere anche la pazienza di attaccare senza poi in questo momento della gara poi scoprirsi in maniera esagerata. Non deve forzare le giocate, ma ci deve provare quando è il momento. Sì, assolutamente, con razionalità. Adesso scucato per Crespo. Vediamo la chiamata arbitrale. Angolo basso. Possesso per Bassano. 14-01 da giocare, 3-3. Bassano
per tre volte sotto, tre volte ha saputo rimontare, però finché non mette il nasino avanti poi fa fatica, serve qualcosa di più. Vediamo adesso fallo di squadra, ancora, fischiato fallo Scandiano, di squadra, Scandiano nel quarto, 7 faglia 4, conclusione da parte di Crespo, un po' troppo morbida e soft, troppo light la conclusione di Crespo. La curva da incitare. La curva torna a tamboreggiare alla grande nel secondo tempo. Buon recupero in questo caso. Recupero di questo di Diogo. Diogo per botta da fuori da parte di Scucato, murato da un difensore. Partita che si è accesa. Bassano prova ad alzare anche il baricentro, l'ha fatto in fase offensiva. E invece prova in maniera più sorniona Scandiano a colpire. Vediamo. Vedi la squadra più tranquilla del mondo. Sì, si nota, è proprio una roba palese, Fausto, l'hai detto bene. Quanto conta saper di poter gestire comunque un patrimonio in classifica, quando invece hai l'acqua alla gola è molto più difficile. Per questo Bassano avrebbe bisogno letteralmente come il pane di un cambio di passo proprio in classifica. Sono convinto che poi andrebbe diversamente. Attenzione, pallina recuperata, Diogo Neves perde l'attimo buono, È rientrato su di lui Montivero perché è mancino, quindi esatto. Diogo stava, gli ha bruciato quella frazione di secondo, vero. Aveva la stecca dalla parte opposta dove pensava di avesse, e quindi è una situazione adesso a 12:24. Bassano di recente ha prodotto dei secondi tempi migliori dei primi, e così è per il momento anche stavolta, però è chiaro che ancora non basta per quello scatto che richiede la curva e il resto del pubblico bassanese. Siamo una vittoria che manca in casa giallorossa da oltre due mesi, pericolo ancora con Scucato col tiro dietro porta. Sono due squadre che a vederle stasera non lascerebbero pensare, immaginare lo scarto che c'è in classifica, una decina di punti, e invece poi questi punti ci sono, e ci sono tutti, proprio perché la differenza di regolarità nel cammino e di rendimento premia chiaramente la squadra emiliana. Adesso seguiamo poco, perché adesso c'è un time out, c'era un attacco di Scandiano, vediamo. E c'è l'ottavo fallo di Scandiano. C'è anche l'ottavo fallo di Bassano, se non andiamo errati. E quindi a sto punto la situazione comincia a farsi critica per Bassano. È vero che c'è tempo, però quantomeno Bassano deve avere la forza di portarsi avanti, perché in caso di parità un tiro diretto per Scandiano potrebbe significare il nuovo vantaggio reggiano, e sarebbero veramente poi problemi seri per Bassano, che avrebbe meno tempo per trovare un nuovo pareggio. Quindi è essenziale davvero che Bassano abbia la forza, visto che è quasi impossibile che poter restare sotto la penalità dei 10 falli da qui alla fine, abbia la forza, dicevamo, per riuscire a mettere il naso avanti almeno per la prima volta, sennò diventa veramente complicato. Intanto 3-3, ripetiamo, a 11:35 da giocare tra Bassano e Scandiano. Il risultato che non sarebbe da disprezzare, no, per come, per, anche per come stanno luce, andando le altre, degli altri, le altre squadre, chiaro. Perché sta perdendo anche Vercelli, ecco, in casa con Forte di Marmi, ecco. Sta perdendo sì, 5-2 e Follonica sta vincendo netto col Chiene 6-1, mentre il Lodi sta vincendo 7-2 con quindi, il Sandrigo. Sì, 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 il punto chiaro farebbe brodo, perché allungherebbe a più 3 sulla diretta concorrente, è chiaro che però le cronache dicono di un Tiene che è su di morale, certo, sta in una buona condizione, anche se ha dei problemi fisici, certo, con Casarotto e Brandon, chiaro, anche se poi è chiaro che lo scopo di Tiene è arrivare alla sfida con Bassano tra 15 giorni con non più di 3 punti di scarto o due addirittura appunto, e giocarsi tutto lì, e quindi qua deve essere Bassano a guadagnare almeno un punto stasera. Se poi arrivasse a eventualmente grande girata questa, di Crespo, un'altra, è bravissimo, davvero la riproposizione delle azioni offensive del primo tempo, esatto. Attenzione, qui siamo al nono fallo, è arrivato il nono fallo
da parte di Scuccato e adesso veramente è delicata la situazione. Ma ci sono 11 minuti. Però ci sono 11 minuti e quindi dopo magari c'è la possibilità anche di eventualmente rimediare. E soprattutto c'è Mauro Dal Monte. C'è Mauro Dal Monte che potrebbe anche fare la prodezza e firmare un intervento che adesso avrebbe oppure gli arbitri non fischiano più il decimo. Oppure non fischiano il decimo. Questo è più arduo, però insomma. È già successo. È successo. Scandiano prova uno schema sì, che non è riuscito. No, esatto. Perché il giocatore è andato dalla parte esattamente dalla parte opposta dove è uscita la palla. Adesso vediamo l'attacco di Scandiano, 11 minuti e 06. Momento chiaramente cruciale nel match. È fondamentale che Massaro non perda il lume della ragione, stia più che mai appiccicato all'incontro. Vediamo intanto proprio lo stesso Baielli che chiama in causa, c'è un leggero malinteso, recupera in qualche maniera poi Tranchi, Saavedra, scusa. E adesso c'è il possesso per Bassano, 10-38, mentre la curva sta incitando a gran voce la propria squadra. Vediamo come si muoverà adesso la formazione giallorossa. Ancora a giocare dietro la porta Crespo e Diogonè, Scuccato. Scuccato e Diogo Neves in fase offensiva, sono loro a passarsi sfera. Vediamo se arriva la giocata. No, non c'è stato il filtrante interno per Scuccato da parte di Diogo Neves, è stato intercettato. E adesso attacco da parte di Scandiano. Scandiano che proverà anche a cercare il decimo fallo in tempi solleciti, magari andare proprio a prendersi un fallo per andare rapidamente al tiro diretto prima che chiaramente magari vada avanti Bassano nel punteggio. Ancora Baielli, attenzione. Vediamo. E viene fischiato fallo di Patino e quindi niente come non detto. Sospiro di sollievo. Sì, decisamente. Poi perde la maniglia Crespo. Adesso è un hanno lasciato correre entrambi. Sì, gli esatto. Situazioni, gli arbitri sono stati coerenti nel metodo di giudizio. 9:26. Entriamo negli ultimi 10 minuti di gara, ultima porzione di sfida. E qua adesso ogni minuto pesa. Pericolo, salvataggio di Barbieri che ha protetto sfera, poi chiaramente qualcosa. Stare attenti a non forzare gli interventi. Assolutamente. Ancora attacco da parte di Diogo Neves. Mi ha saltato troppo, uno. Esatto. Il secondo è rientrato con il patino. Azione. E ancora difesa di Bassano, uno contro due. Una magata sì, ha provato con una mano sola Crespo, una giocata accompagnata che fosse riuscita sarebbe stato da apoteosi. Sì. Intanto Danna, intanto è uscito Franchi. È entrato Danna per Franchi, 8:40. Inserendo Danna, Scandiano cerca la profondità perché Danna è una punta, infatti sì. Guarda, si è posizionato dietro porta. Spazi, attenzione Baielli che è veramente la mente e poi è bravissimo Danna a infilarsi sul suo secondo palo. Buca all'improvviso è una della sua buona sua ripartenza. Forza, attenzione Barbieri proverà a innescare, poi cerca la conclusione, bravo Verona. Barbieri ha cercato il pertugio, Verona gliel'ha impedito. 8:06, Panizza adesso. Panizza per Diogo Neves, adesso davvero iniziano minuti roventi, 7:56. 9 falli di squadra, esatto. 3-3. Momento sicuramente delicato topico del match, gli errori devono essere avverati o quasi, anche se ripeto da qua sopra tutto più facile. Gran conclusione di Baglieri, brava Dal Monte, piazzatissima, possibilità 2 contro 1, arriva l'assist di Diogo. È scivolato Baglieri intanto. Prova poi Panizza a cercare una conclusione da posizione defilata, è una fase sicuramente delicata, c'è poi questo nono fallo che pesa tantissimo. Quinto fallo adesso di Scandiano. Quinto di Scandiano, ancora lunga. E ne ha tanti da spendere. Sì, può permettersi di ancora diversi
accoltati difensivi anche ruvidi. Uno contro possibilità, uno ha scucato, ci ha messo il fisico Baieri, sì, decisamente, soprattutto attenzione, errorissimo, questo era un assist errorissimo al bacio di Saavedra, sì, sbandamento difensivo di Bassano da parte del numero 11 Danda, che ha commesso un errore non da lui, perché aveva mezza porta aperta e ha ciccato, ha sbucciato, posizione giusta, pessima esecuzione del tiro di prima, sono le giocate di Romeo Danda, sì, esatto. 6:48, buon per Bassano. Ah beh, quello sì, e adesso ripeto, c'è questo nono fallo che pesa come un macigno sulle spalle, una spalla di Damocle, finta di tiro di Barbieri, attenzione, conclusione, recupera poi Michele Panizza, attenzione, ancora Barbieri che si sta prendendo delle responsabilità, sì, e fa bene. No, quello sì, anche perché ha nelle sue corde determinate giocate, è un giocatore che non ha solo quantità come pensa qualcuno, ma ha anche qualità, magari non sempre continuità di rendimento nel palleggio, sicuramente sicuro. Nel tiro un po' meno, esatto. 6:12, davvero in questo momento la partita sta scorrendo anche abbastanza rapidamente, però il punteggio non si schioda e neanche i 9 falli per il momento di Bassano. Scagliano in possesso di sfera, così l'impressione, no, e qua c'è il gol, non poteva essere diversamente, e adesso difeso male Bassano, gol a Montivero quando sono trascorsi esattamente 19:06, e Montivero ha trovato il gol da un passo, non ci voleva, perché adesso Bassano ha anche il nono fallo, quindi questa è la situazione più difficile. Così a spalle abbiamo visto anche un leggero calo fisico, stavamo dicendo, di Bassano, che si era sembrato un po' più sulle gambe, con meno lucidità, per 3 volte ha rimediato, vediamo se riuscirà a rimediare una quarta volta, non è facile, non si sono posizionati bene, no, nel rientro, no assolutamente, poi ha lavorato bene peraltro Scagliano, e quindi chiaro che non è facile, ma soprattutto il pesante adesso questo fardello anche per nono fallo. A 5:44 da giocare, 5:44 in questo secondo tempo, e poco tempo per Bassano per raddrizzare la faccenda. Beh, tempo ce n'è. Ce n'è abbastanza, sicuramente adesso ci sono due fattori, il decimo fallo potenziale, sì, e l'ansia. E l'ansia che combinati possono creare un mix proibitivo, però ripeto, in ogni caso il campionato non finisce oggi, quindi Bassano deve avere anche in questo caso la forza, l'orgoglio e il temperamento per provare a rimediare. Non è facile, non è assolutamente facile, però devo buttare dentro in pista anche quello che non ha, sicuramente lo farà la squadra giallorossa, ci proverà quantomeno. Vediamo adesso l'attacco di Bassano, che però viene presto neutralizzato. Scagliano adesso probabilmente comincerà anche a giocare un po' col cronometro, il possesso, cercando di tesaurizzare al meglio proprio il controllo di sfera, giocando appunto e lucrando col cronometro. Vediamo. Si è visto appunto, Vincenzo, assolutamente lo stato d'animo diverso, no? cambia il mondo, la squadra serena, in sicurezza, esatto, e chi invece sente pressione addosso, cambia tutto. Adesso Bassano deve avere la forza di rimettersi in partita, serve davvero qualcosa di robusto e superbo. È chiaro che Bassano ha fatto vedere delle cose diverse rispetto al recente passato, attenzione, ancora Diogo Neves, per Panizza. È chiaro che Bassano si prende anche qualche rischio adesso in fase difensiva, 4:18, deve farlo proprio perché poi il cronometro scorre, quindi non può fare diversamente, botta da fuori imprecisa, ci prova ancora Bassano, la curva diciamo tambureggia, arremba per spingere i propri beniamini al riaggancio, rientra Crespo nella circostanza ed esce chi pare Barbieri, e adesso chiaramente squadra trazione anteriore, Bassano prova
la giocata, il controllo di Panizza non è esemplare, ma neanche l'assistenza di Diogo Neves che ha battuto troppo forte. 3:38, vediamo in panchina Luis Nunes che beve un po' d'acqua perché sta anche preparando la lavagnetta con qualche schema evidentemente però in vista proprio dell'ultimo time out. Vediamo ancora Scagliano che gioca bene col cronometro, 3:11 c'è, però attenzione, vediamo fallo cosa, fallo di squadra semplice, non c'è il blu, in effetti l'impressione sì, non è che Diogo si sia, come dire, abbia un po' accentuato, c'è un time out, 3:08, sesto fallo di Scagliano e adesso chiaramente Nunes vuole ragionarsi su, ecco, cosa dovrebbe provare a fare adesso Massano, oltre a prendersi i rischi, velocizzare, chiaro, la manovra, cercare la conclusione da fuori, visto che è stata premiata e premiante prima con Diogo Neves. Fausto, non è semplice, però. No, però sicuramente il nono fallo è un fattore che può condizionare, però Bassano secondo me deve provare anche a fare la pressione alta, restare su appena perso palla, anziché rientrare, giocare anche sul fatto dei 10 secondi, perché se comincia a dare possesso lungo a Scandiano 45 secondi sono tanti e quindi il tempo è sempre meno. Poi sicuramente cercare le giocate dietro porta possono funzionare, ma devono essere fatte in maniera molto più veloce, perché alla lunga si rischia di essere prevedibili se non si accelera il movimento dietro porta. Insomma, con questi concetti in testa Massano deve provare a rimettersi in pista e raddrizzare la faccenda. 3:08, il tempo stringe, ce n'è abbastanza per provare a impattare, anche se diciamo la spada di Damocle dei 9 falli pesa tantissimo sulle spalle di Bassano, ma adesso non è il momento di fare calcoli, deve giocarsi il tutto e per tutto a costo anche di commettere eventualmente il decimo fallo, ma deve provare a spingere, a cercare la giocata e in questo caso sì, a forzare magari anche qualche conclusione, infatti. Se no poi diventa ardua. 2:52, ancora possesso per Bassano, ci prova Diogo Neves, Crespo, attenzione, che occasione, Mattia Verona super su Panizza, Panizza ha provato a piazzarla, non la conclusione di forza, è stato bravo Mattia Verona che non si è fatto ingannare e ha mantenuto inviolata la porta nella circostanza, davvero ragguardevole l'intervento di Mattia Verona, si era liberato bene Panizza, sembrava l'occasione propizia per bollare la parità e non è bastata, e adesso a 2:13 deve rifare tutto Bassano, cercando evidentemente una giocata che possa essere scacciapensieri, davvero trovare anche l'individualità, la botta da fuori di Scucato, ci ha provato, adesso sarà Diogo Neves a ripartire, 1:55, il cronometro è implacabile, occorre davvero un numero, tra l'altro andiamo a spanne, non ricordiamo così a memoria, ma potremmo anche sbagliare, una vittoria di Scandiano a Bassano nel recente passato, no di sicuro, andando in là col tempo idem, però potremmo sbagliare perché non stiamo scorrendo gli almanacchi, ma andiamo proprio solo e sicuramente a memoria. Sono un paio d'anni che Scandiano in Europa. Esatto, ma anche nel recente passato in Coppa, sì, in altre cose. Una conclusione intanto da fuori di Eccolo il pareggio di Diogo Neves. Neves da un passo ha trovato un gol di capitale importanza, l'imperturbabile Luis Nunes non fa una piega, 23:45, Diogo Neves ha postato sul secondo palo, ha trovato un gol fondamentale. Si diceva delle giocate dietro porta perché siano eseguite velocemente, la palla è arrivata subito. 1:15 è stata una, non voglio dire uno schema, ma un canovaccio, un movimento pensato. Sì, no, l'avevo provata parecchie volte quindi, nel match. E quindi è una, appunto, un movimento che ha premiato nella circostanza Bassano, Diogo Neves ha pescato il 4-4, però è ancora lunghissima, perché Bassano è sempre a 9 falli e il tempo stringe, 1:15, adesso dobbiamo vedere se Scandiano proverà a forzare la sua manovra
per andare a cercando un posto nei playoff, esatto, e farebbe bene, esatto, e provare quindi tutto per tutto. E se Bassani invece avrà l'opportunità magari in controtempo di trovare ancora un varco, quattro pari, l'ha presa male Scagnano, come è giusto che fosse, perché ci teneva, il portiere Mattia Verone e gli altri hanno sacramentato oltremodo. Per quanto visto sul, in pista al momento su Crespo, ci, per il tiro da ci, fuori, ci può stare, però è chiaro che è ancora tutto aperto e la torsida di Scagnano si fa sentire alla grande anche adesso. Bassano, loro, adesso Bassano al possesso, quando è entrato l'ultimo minuto, 57 secondi, vediamo panista per Crespo. Crespo si fa vedere nel frattempo dall'altra parte, lo stesso panista, c'è il settimo fallo di Scagliano contro i 9 di Bassano. Però stare attenti a non commettere, sì, il decimo. Adesso sì, questa fase della partita è proprio più importante, cercare di tenere possesso e magari provare all'ultimo una conclusione. 32 secondi. 30. Vediamo adesso, guardi infatti il cronometro per Diogo la classifica Neves. Vanno bene, va bene anche, va il, bene punto, anche il punto come punto di ripartenza, anche se è chiaro poi la vittoria mancherebbe da un po' un tiro. Attenzione forse adesso, fuori un po' centrato da parte di Diogo Neves, manca 13 secondi, vediamo ancora Saavedra che è il regista di Scandiano, 7 secondi andrà probabilmente, anzi 7 probabilmente, vediamo. C'è invece l'ottavo buon fallo per, di... buon per Bassano che non ha fischiato il decimo fallo, mamma mia. Momento, finisce un secondo, finisce qua. Quattro pari alla fine per come si era messa, va molto bene così e infatti esulta la panchina giallorossa, il pareggio ci sta, abbracciano tutti, Luis Nunes ha qualche rimpianto, giustamente Scandiano, ma direi Fausto che ci può stare questo pari, che è un punto di ripartenza per Scandiano, per la prestazione tutto ci sta, però quando sei sopra di 1 a 1-15 brucia, ti fa ingolosire come male. Comunque Bassano riparte da qui, adesso derby a Bassano, a Breganze e poi fra due settimane il primo via stagionale di quelli decisivi con il team. Grazie per l'ascolto, a risentirci. E allora ringraziando Fausto Pozzano, anche noi vi rimandiamo alle interviste in settimana e per quanto riguarda, buona serata a tutti e ci risentiamo tra 15 giorni per il big match all'Altezza Bassano Chieri. Signore, buonasera. Buona serata.